città culturale senza un proprio genere musicale. E questo è il titolo che potrebbe rappresentare la contestualizzazione moderna della nostra città in Puglia. Ebbene sì, perché noi a Bari non abbiamo un'identità musicale vera e propria. E ne parlo io che ci vivo, ci abito e ci suono pure. Ed è questa forse l'unica pecca che purtroppo danneggia da una parte anche l'aspetto più interessante di questa città, che comunque ha delle cose positive. A livello gastronomico ci sono veramente delizie che farebbero invidia a molte città d'Italia, ma principalmente sul piano prettamente musicale, cioè su quell'ambito di cui io mi interesso siamo veramente carenti, perché purtroppo non abbiamo un genere musicale che identifichi, sì, giusto, la nostra città per quella che è, ovvero una città che è aperta sia a est che a ovest, ma soprattutto a est, verso i paesi più slavi. E quindi fondamentalmente avremmo sicuramente dovuto inventarci almeno qualcosa di nostro musicalmente, prendendo spunto anche dalle sonorità più melodiche derivanti da quei paesi lì, tipo Serbia, Croazia, Albania. Siamo due passi dall'Albania. È proprio per questo che appunto intendo fare questo video per voi, proprio per questo motivo, per cercare da una parte di spronare noi giovani a magari creare un genere musicale nuovo qui a Bari, che magari dia un'identità, una sorta di, diciamo, di bandiera sotto cui noi possiamo magari stare e magari creare qualcosa di interessante che possa in un certo qual modo anche portare cultura vera e propria ad altre città, quindi dintorni di Bari, mettendo a paragone città come Napoli o anche la stessa Lecce o Taranto. Noi a Bari non abbiamo niente per cui sentirsi veramente fieri e orgogliosi di essere baresi. Per esempio a Lecce c'è la pizzica, a Taranto c'è la taranta, a Napoli c'è il bel canto, la canzone neomelodica, è nata lì. Ma a Bari cosa c'è? Cosa identifica questa città? Niente, perché non abbiamo assolutamente niente, non abbiamo un genere né musicale e soprattutto anche in altri ambiti come quello teatrale e cinematografico non abbiamo un movimento sorto in questa città che abbia in un certo qual modo caratterizzato e anche messo in evidenza a livello nazionale ma anche magari anche internazionale la nostra città. Noi non abbiamo radici solide, lo ha detto anche Gianni Ciardo in un video che ho postato anche su YouTube. Questa città sia teatralmente che musicalmente non ha un genere proprio che la caratterizzi. Noi a Bari abbiamo avuto dei cantanti, pochi, però ce ne sono stati, c'è stata Naoxa o recentemente Herman Meta, però loro sono di origini albanesi, quindi non sono neanche baresi doc, sono albanesi che poi sono nati a Bari, alcuni altri sono venuti dall'Albania a Bari perché siamo due passi dall'Albania, come voi ben sapete, soprattutto conoscendo un po' la storia della nostra città, nel 1991 c'è stato lo sbarco degli albanesi sulla Mediflora e quindi ovviamente noi siamo a due passi praticamente da quello stato, si può dire che Bari è lì e l'Albania è qui, quindi praticamente siamo interconnessi l'un l'altro. Però oltre a questi cantanti, oltre a Renato Ciardo per esempio, figlio di Gianni Ciardo, che ha scritto la canzone Ciardì, che identifica molto a livello di dialetto barese, cosa molto divertente e caratteristica da una parte della nostra città, perché comunque è un folklore che comunque è presente da tutte le parti, anche in altre città, ma non è, diciamo, qualcosa di nuovo che ha a che vedere con l'arte, cioè la musica o il genere, perché fare canzoni in dialetto barese, anch'io le faccio in dialetto barese, non significa creare un genere nuovo. Il genere nuovo si crea quando crei una musica diversa, con sonorità diverse e mai sentite da altre parti. Per esempio il grunge, facciamo un esempio, nato a Seattle, che è un genere che si distingue anche dal rock perché utilizza bicorti o sonorità più forti, più grezze, tra virgolette, però ovviamente non è una connotazione negativa, è comunque un genere che è nato a Seattle e che identifica
identifica quella parte, quel quartiere di città appartenente allo stato di New York. Ma qui a Bari non lo abbiamo, non possiamo per esempio parlare di Taranta Barese, sarebbe un'utopia. Non possiamo parlare di flamenco, perché il flamenco è nato in Spagna, in Andalusia, in quei posti più a sud della Spagna. Non possiamo parlare di blues, il blues è nato nel Mississippi e poi si è spostato a Chicago, con il blues di Chicago più elettrificato. Non possiamo parlare di rock, perché il rock fondamentalmente è nato in America e si è anche diffuso in Inghilterra. Il beat è nato in Inghilterra, il punk lo stesso in Inghilterra. Ma Bari come genere, anche piccolo, limitrofo, anche un sottogenere, probabilmente non se ne sentirà parlare mai, perché a parte i piccoli gruppetti che nascono così, anche in maniera spontanea, ma non fanno niente di nuovo, niente di interessante, o almeno tra parentesi sovversivo, perché purtroppo sono tutti incanalati a fare una determinata cosa, ovvero ad essere tutti omologati, conformi con una moda che li caratterizza, perché oggi va di moda per esempio cantare e scrivere canzoni in inglese, ma un conto è scrivere canzoni in inglese con sonorità diverse, un altro invece è scrivere canzoni in inglese ma con le stesse sonorità che si sentono in America e in Inghilterra. Faccio un esempio: Josada, che è un cantante barese, nato qui e comunque fa musica, lui dice di fare indie rock e punk rock, ma ascoltando anche i suoi pezzi sono molto commerciali e mi sembra strano che siano poi contatti dalle radio, perché sinceramente sono tutte canzoni comunque alla merce di tutti, quindi non fa niente di diverso rispetto alla massa. Ma dal mio canto posso, diciamo, ora non voglio peccare ovviamente di umiltà, però è soltanto una mia considerazione, il mio commento sulla questione, diciamo, generale, perché dal mio punto di vista Bari è un punto strategico, lo è stato per secoli, per millenni, abbiamo una storia antica, forse più antica di Napoli, perché ci sono stati greci, bizantini, saracini, e mi sembra anche abbastanza strano che da parte sua, questa città che è caratteristica qui in Puglia, non ci sia fondamentalmente qualcosa che a livello musicale possa, diciamo, piacere a tutti i ragazzi, ma soprattutto che faccia conoscere anche di più la nostra città. Tutti i gruppi, diciamo, che ci sono qui a Bari sono underground, alcuni sconosciuti, si vedono soltanto per strimpellare quattro accordi al Parco 2 Giugno, ma non è un concerto, non è una cosa grandiosa. Per esempio noi a Bari non abbiamo un concorso musicale pubblico indetto dalla regione, perché non ci sono dei piani da parte di noi giovani, non ci uniamo, non pianifichiamo niente da proporre qui al comune, all'assessore alla cultura, che sicuramente sarà anche una brava persona, ma da parte nostra, se noi non abbiamo un progetto e non ci diamo da fare, sia magari per darci da fare a livello musicale creando un genere musicale nostro, e neanche per creare un concorso musicale pubblico per tutti, e quindi di che cosa ci lamentiamo? Che non ci sono possibilità qui a Bari. È vero, non ci sono possibilità, perché qui Bari è una città molto, tra virgolette, terrona, molto del sud, ma noi possiamo fare qualcosa se ci mettiamo insieme, programmiamo un piano da proporre all'assessore con diversi punti e cerchiamo di convenire a creare un concorso musicale pubblico per tutti, senza ovviamente farcelo bocciare, se ovviamente non ci siamo interessati di tutti i punti, perché il programma per creare un concorso pubblico prevede diversi punti che servono ovviamente a innanzitutto risparmiare soldi per essere investiti per creare un concorso e soprattutto l'organizzazione generale, ma questo ovviamente è un altro discorso. Quello a cui io tengo in questo video da comunicare è il fatto che purtroppo qui a Bari purtroppo pecchiamo soprattutto di presunzione e soprattutto ci crediamo di essere artisticamente superiori rispetto anche ad altri quando non abbiamo per esempio un genere nostro. Tutto qui.
prossimo video. Arrivederci.